Ciao a tutti ragazzi, in teoria stiamo registrando, ok, ci siamo. Buona serata, buon sabato. L'abbiamo vinta! Partiamo da questo presupposto, l'abbiamo vinta. E già questo non è poco di questi tempi. 3 punti messi in saccoccia. Messi in saccoccia è che all'andata erano stati il primo grande ostacolo della stagione, no? Tra l'altro chiudiamo un cerchio che era stata l'ultima partita di Cristiano Ronaldo con la Juventus. Lo annulliamo completamente, un girone d'andata in più, andata e ritorno della stessa partita, e questa volta non c'è stato bisogno del miracolo in extremis di Ronaldo, poi annullato purtroppo dal VAR per questione di millimetri, perché la Juve è riuscita comunque a vincere contro un Udinese che ha fatto quello che poteva fare in queste condizioni. Questo va detto tranquillamente, ma ne parliamo assolutamente. Un mi piace a questo video, mettetevi comodi perché andremo ad analizzare un po' a caldo la partita che abbiamo appena visto insieme. E c'è OneFootball da scaricare, il link per scaricarlo ovviamente sempre qui sotto in descrizione. OneFootball è lo sponsor del canale ed è un'applicazione che vi permette di andarvi a vedere anche gli highlights di questa partita. Magari non ve la siete vista, non vi fidate delle mie parole e quindi su OneFootball potrete vedere invece con i vostri occhi. Abbiamo vinto, ma non è stata una gran partita. Questo va detto, non abbiamo creato chissà quali e quante, soprattutto, occasioni da gol, né sotto il profilo della quantità né sotto il profilo della qualità. Io mi ricordo, oltre appunto alle 2 reti che abbiamo segnato, poche altre palle gol. Però in questo momento noi avevamo necessità di portare a casa questi 3 punti. Necessità. Poi Allegri sul finale della partita chiedeva continuamente palleggio. Chiedeva di non affondare, chiedeva di palleggiare, di gestire la palla e poi arrivarci in altri modi in area. Questo perché secondo me, mi aggancio anche un po' al video che ho fatto uscire questa mattina, che tra l'altro è andato molto bene, vi ringrazio. Allegri ad oggi non si fida di questa squadra. Io sono dell'idea che Allegri abbia una fifa atomica di questa squadra e di alcune reazioni di questa squadra. Intanto vedo adesso la classifica, noi siamo pari all'Atalanta, ma l'Atalanta ha due partite da recuperare, quindi non si può fare i conti in questo momento, attendiamo che anche gli altri giochino. Secondo me Allegri ha veramente paura perché questa squadra non gli dà certezze. Dall'altra parte io ragiono che proprio perché non ti dà certezze, allora delle due dovresti provare a creare quante più occasioni da gol possibile, perché quando ci sganciamo, in quelle poche volte in cui ci sganciamo, qualche pericolo magari lo riusciamo pure a creare. Questa sera il gol di McKennie, il solito McKennie, mi viene da dire, ulteriormente McKennie, ancora McKennie, che sta veramente cambiando la Juve, ha cambiato in maniera decisiva questa Juventus, è diventato un calciatore che davvero crea pericoli a destra e a sinistra per la Juve, e tra l'altro è il giocatore che aveva quasi permesso a Dybala di fare doppietta andando a inserirsi in area con quel taglio e quell'appoggio spalla alla porta, quindi McKennie indispensabile nell'economia di questa squadra. Allegri ormai l'ha battezzato come centrocampista offensivo, esterno, diciamo così, perché è uno dei tre dietro alla prima punta che va a schierare solitamente Allegri nel 4-2-3-1, nel 4-4-1-1, 4-4-2, chiamatelo come volete, però è uno dei tre giocatori dietro la punta, tra centrocampo e attacco. Quindi McKennie assolutamente imprescindibile per la Juve. E invece il gol dell'1-0 lo segna Paulo Dybala. Io lo so che ovviamente in una partita così povera di emozioni e in cui non c'è stato chissà che cosa, se non sottolineare una gran prestazione di Bentancur per quanto mi riguarda e un gran cross di De Sciglio, perché De Sciglio aveva fatto un gran cross di destro e poi replicato qualche secondo dopo con un bel cross di sinistro, invece Pellegrini e Kulusevski non tanto bene, poi ne parleremo comunque dei singoli nelle pagelle. Quello che dobbiamo discutere maggiormente è Paulo Dybala, che secondo me anche stasera ha dato il solito supporto qualitativo per cercare di dare un senso a questa manovra. Dybala è il giocatore che ti permette di passare da destra a sinistra con facilità quando giochi palla a terra, il giocatore che si stacca molte volte dall'attacco, viene giù, ti dà un uomo in più in costruzione, quindi è un giocatore che in questa Juve si vede quando c'è, perché già abbiamo una manovra non eccellente. Se togli anche Dybala sappiamo che diventa ancora più lenta e ancora meno qualitativa. E al di là di questo Paulo Dybala stasera segna il gol dell'1-0. Io speravo di vedere segnare Dybala questa sera da capitano della Juventus e speravo di vedergli fare un gesto, non dico d'amore, il classico baciare la maglia, perché quelle sono robe che sì, è ovvio, ti fanno piacere, però ci credi fino a un certo punto, ma indicare lo stemma, battere sul cuore, o come aveva fatto con la Triestina, indicare il suo nome sulla maglietta, sul retro della maglia, e
E sappiamo che cosa sta vivendo, no? Paolo Dybala in questo momento. Ora, fare delle ipotesi sull'esultanza, non esultanza, su quello sguardo di Paolo Dybala, probabilmente, perché queste sono ipotesi, qua dobbiamo sempre lavorare per ipotesi, non possiamo fare affermazioni fino a che magari Dybala in questo momento sta parlando ai microfoni e io non lo so. Io ragiono sul fatto che Dybala stia guardando la dirigenza, poi che stia guardando Nedved, che stia guardando Arriva Bene, che stia guardando Cherubini, io questo non ve lo so dire. Sicuramente le parole di Arriva Bene delle ultime uscite puntano abbastanza il dito contro la situazione Paolo Dybala, che in questo momento sta diventando raccapricciante, ragazzi. Diciamoci le cose come stanno. In questo momento la situazione Paolo Dybala è raccapricciante. E non si sta capendo. E non si sta capendo il vero motivo. Perché non si sta capendo il vero motivo? Perché di tanto in tanto salta fuori delle voci che riguardano Dybala e il fatto che con il suo procuratore non si può firmare perché il procuratore non è ancora ufficialmente un procuratore, quindi si va dopo. Adesso salta fuori il fatto che in realtà è la Juventus che ha chiesto di arrivare a febbraio per vedere determinate cose, chi se lo merita, se siamo ancora in corsa Champions e robe di questo tipo. Quindi non c'è della gran chiarezza. Romeo si sbilancia. E quando si sbilancia Romeo, io fatico a pensare che sia privo di fondamento. E Romeo ti dice: Dybala e Juventus hanno l'accordo, ma non ne stanno parlando, sono d'accordo. No, stretta di mano tra Arriva Bene e Organ Toon. Poi, se qualcuno in questo momento si è tirato indietro, io faccio un'ipotesi, no? La ricostruzione che mi viene da fare su questa cosa, dando per scontata che effettivamente ci sia stata questa stretta di mano tra Arriva Bene e Organ Toon. Mi viene da dire, Juve e Dybala si siedono al tavolo, discutono il rinnovo, arrivano al punto, vogliono le firme. Stretta di mano tra i due. Organ Toon però gli dice: io però non sono procuratore, quindi dobbiamo aspettare un attimo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Questa firma continua a non arrivare, al che arriviamo al punto in cui Dybala può firmare da free transfer. Perché Dybala dal 1° di gennaio del 2022 potrebbe firmare in qualsiasi momento con chi gli pare. E questa settimana però c'è stata. E Arriva Bene ai microfoni, dice: ci sono dei giocatori che guardano più il procuratore che l'amore per la maglia, ci sono dei giocatori che adesso aspettiamo, vediamo se rinnovano oppure no. Però nel frattempo tra di loro c'era la stretta di mano. Ribadisco, queste sono tutte interpretazioni mie, sono tutte elaborazioni mentali, ma sto cercando di darmi delle risposte, perché anch'io di fronte a una roba del genere mi sono chiesto cosa sta succedendo. Quindi, se c'era l'accordo tra le persone, però c'è stato questo problema sul procuratore e poi la Juventus, tramite canali ufficiali, tramite un suo dirigente, va a dire invece adesso vediamo. Io non vorrei che nella mente di Dybala sia passato il messaggio del ma come, vi state tirando indietro quando in realtà era tutto fatto per un discorso burocratico legato al mio agente? Avete davvero cambiato idea? E ora occhio perché stanno addirittura uscendo delle voci su di me che addirittura potrei tradire la Juve per andare all'Inter. E quindi che questo possa dar fastidio a Paolo Dybala. Questa mi sembra la ricostruzione più logica e coerente, vicina alla verità che ci ha dato anche Romeo, che è strettamente dentro la notizia e che ci dice da ottobre che tra Dybala e la Juventus è tutto fatto, manca solo la firma. Ma questa firma non sta arrivando. E prima di questa partita ve l'ho sempre detto dicendo: vabbè ragazzi, non ha senso parlarne, non c'è niente di che. Stasera qualcosa c'è, perché se Paolo ha questa reazione significa che qualcosa è accaduto. Poi io non sono qui a vendervi la verità, io non posso sapere cosa c'è stato, cosa si sono detti, dove è stato il problema, però capisco che probabilmente a Paolo in questo momento sta dando molto fastidio anche vedersi attaccato magari da parte di una tifoseria che dice: occhio che potrebbe davvero andare all'Inter perché è a parametro zero, perché è Marotta, perché è la squadra migliore in Italia al momento, perché gli dà. Quindi io capisco che ci possa essere qualcosa e mi auguro che la Juventus, se è davvero un discorso soltanto che la Juventus vuole ritardare questa firma del contratto, lo faccia il prima possibile, perché secondo me in questa situazione qualitativa di rosa, prendere poi anche la decisione di lasciare partire a zero Paolo Dybala, secondo me è follia, perché nell'ultimo anno si è passato da Dybala, Ronaldo, Chiesa, Morata a non più Ronaldo, Morata che ti torna a Madrid o va a Barcellona in questa finestra del mercato, ora non lo so, ma comunque da qui a breve non ce l'avrai più. Chiesa con un crociato da recuperare, vedere come recupererà, e Dybala in bilico. Tu puoi cedere i giocatori, tu puoi prendere decisioni sulla cessione dei giocatori, però poi ricordati che vanno sostituiti in maniera adeguata, con un livello adeguato. Perché
già hai fatto Ronaldo Ken. Quest'estate dovrai fare Morata e dovrai prendere un giocatore in grado di dare di più di Morata per pareggiare quel discorso Ronaldo Ken. Se devi anche Dybala, è un problema, eh? Poi ci sono dei discorsi da fare a livello economico, dei discorsi da fare a livello fisico, indubbiamente, però io credo che la Juventus di oggi non possa permettersi di mettere in discussione anche Paolo Dybala, oltre a tutti gli altri che ha già messo in discussione, che ha già mandato via, per cui ha già deciso o per cui abbiamo un futuro abbastanza con dei punti interrogativi, quindi ad oggi ci penserei bene prima di mettersi contro Dybala in casa, di fare una guerra a Paolo Dybala. Poi magari non c'entra niente la Juventus ed è tutta una roba legata a Dybala, al suo agente, queste robe qua. Però cerco di dare un senso a tutti i pezzi del puzzle, perché sennò non si incastrano, e questo invece è l'unico modo per incastrarli al meglio. E niente, ragazzi, ho affrontato anche il tema del giorno perché so per certo che in questo Juventus Udinese un po' anonimo, la cosa grossa è Paolo Dybala. E sono curioso di sapere anche le vostre ricostruzioni, le vostre relazioni, le vostre speculazioni, perché di questo stiamo parlando. Ognuno di noi può avere la sua idea, ma fino a che non verrà confermata rimarrà tale. Un bacione e ci vediamo domani per le pagelle.